control. Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati su Formula 1 2017, pronti per affrontare la 19ª gara. Allora, siamo questa volta su Abu Dhabi, il GP di Abu Dhabi, e dopo le prove libere siamo pronti subito per scendere in pista e fare il giro secco. Semaforo, si parte. Con una mosca sulla fronte. Circuito molto tecnico, dobbiamo stare attentissimi ai cambi di direzione e evitare dei tagli curva. Ok, finora sembra andata abbastanza bene, attenzione al rettilineo. Staccata, stacchiamo un po' in anticipo. Ed eccoci sul traguardo ragazzi, andiamo a vedere che posizione ci siamo aggiudicati. Siamo andati abbastanza bene. Bene, ci siamo aggiudicati la prima posizione, direi che siamo pronti per partire. Mentre subito ci riprendiamo dalle emozioni delle gara. Qualifiche, diamo un'occhiata alle prime tre vetture: Vettel, Hamilton e Valtteri Bottas. Perfetto. Per ora vi... Ok. Direi che siamo pronti per la gara, vediamo quanti giri abbiamo da fare su questo circuito. Vi ricordo che abbiamo impostato il 20% della durata del circuito. Siamo qui ancora una volta per godere. E ora analizziamo la griglia di partenza. Il pluricampione del mondo Sebastian Vettel parte in pole dopo una qualifica fantastica. E al suo fianco c'è Lewis Hamilton. E ora vediamo il resto della griglia: Bottas, Verstappen, Daniel Ricciardo e Raikkonen. Ok, direi che ci può bastare. Siamo pronti per partire. Andiamo a vedere quello che è la strategia di gara. Ok, 14 giri ragazzi a disposizione per un totale di 23 minuti e 45 e pit stop uno solo, lasciamo questa come strategia, direi che siamo pronti per entrare in pista. Ok, iniziamo la gara ragazzi, semaforo rosso, spalanchiamo l'acceleratore, attenzione Gran Premio di Abu Dhabi, pronti a partire. Dobbiamo stare attenti a Hamilton qui di fianco a noi, che tenterà di spingere da subito. Ma noi gli chiudiamo la porta e cominciamo la nostra gara in solitaria. Nessuno davanti a noi. Hai avuto un ottimo inizio, ci troviamo in una buona posizione. Sono proprio attaccati dietro ragazzi. Staccatona. C'ho una mosca ragazzi che mi sta tartassando. Thank you.
Ok, concludiamo così il primo giro. Cosa faccio, ragazzi? Scusate. Lunghi, ragazzi, lunghi. Stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme super morbide. Guadagni un secondo a giro sul pilota che ci segue. Bene. Staccata al limite. Fuori.
Ok, dai, ci stiamo comportando abbastanza bene finora. Adesso tra un po' sicuramente sarà il momento di andare ai box per cambiare i pneumatici con le super morbide. Infatti cominciano a sentirsi. Non è che ci siamo da pochi giri, abbiamo cominciato, comunque è tutto proporzionato come se fosse giri completi e quindi in percentuale i pneumatici si consumano in base a quello che sarebbe stato se la gara fosse stata completa a giri reali. Quindi se con i giri reali magari ci vogliono 15 giri per arrivare a consumarla come in questo modo, adesso noi abbiamo fatto 3-4 giri. Ho capito, bello. Prossimo giro, dai. Ma che bello è sto circuito, ragazzi. Ok, entrate in box, cambiamo i pneumatici, questa mosca l'ammazzo. Siamo come siamo messi qua. Vai, vai, mamma vai. Mia ragazzi, che velocità. Sembra quasi sovraumana la cosa. Comunque, vediamo che posizione siamo. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box, se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Passati in sesta posizione, ragazzi. Vediamo se c'è qualcuno che si deve fermare ancora in box, sicuramente. DRS attivo. Tentiamo il sorpasso? Ah! Quinta posizione! Siamo secondi, ragazzi! Il distacco dalla vettura dietro di te è 3,5 secondi. Thank you.
entrata ai box, sorpasso facile. Ok, siamo di nuovo in prima posizione. Cazzo di mosca! Ehi, sono Alex, mi senti? La tua ala anteriore è danneggiata, è meglio se rientri al più presto per evitare che la situazione precipiti. Scusate, ragazzi. Se prendo in mano la racchetta lo ammazzo sta mosca. Mamma mia, mi sta facendo dannare! Abbiamo rotto l'ala, porca miseria. Piano stabilito che sta andando tutto bene per il momento, tranne quando me la gufi. Lunghi ragazzi, lunghi, molto lunghi.
pelo vicino al muretto. Sufficienza per altri 5 giri. Lunga, ragazzi, ultimamente questa curva la facciamo bella lunga, eh? Carburante a sufficienza per altri 4 giri. Distacco dall'auto dietro, 8,2 secondi. Prossima gara, ragazzi, andrò a aumentare la difficoltà.
visto che sta diventando sempre più semplice. Attenzione, bandiere gialle in pista. Non puoi sorpassare finché la situazione non torna alla normalità. Attendi le bandiere verdi. Ok, via libera. Sufficienza per altri due giri. Pensavo di aver staccato troppo lungo, invece ce l'abbiamo fatto tranquillamente. Allora, abbiamo carburante per altri due giri, adesso vediamo come siamo messi, quanti giri abbiamo ancora a disposizione. Bandiera a scacchi, ragazzi, bandiera a scacchi, prima posizione, Gran Premio di Abu Dhabi. Hai vinto la gara, oggi hai fatto una gara fantastica. Comunque dalla prossima gara, come dicevo prima, ragazzi, andremo a aumentare la difficoltà perché è diventato troppo facile ormai per noi, perché l'avevo calata quando... Allora, io avevo cominciato questo gioco con il pad, poi ho comprato il volante e quindi... Un'altra straordinaria all'inizio col volante... All'inizio col volante è stato vediamo, un po' difficile. Passando al pilota del giorno, Luca Filippi, tu chi sceglieresti? Sicuramente Felipe. Ok, stavo dicendo, ragazzi, che poi Gran Premio Cina il prossimo. Stavo dicendo che quando ho preso il volante la difficoltà è aumentata per me perché ero abituato col pad e quindi avevo calato la difficoltà di gioco. Adesso l'ho già aumentata di un pelo, andremo ad aumentarla ancora di più, non mi ricordo quanto l'ho messa. Comunque andremo a aumentare almeno di 10 punti, perché abbiamo visto che ultimamente stiamo facendo troppi secondi di distacco dal nostro avversario dietro di noi. Ok, ragazzi, buongiorno, ci vediamo al prossimo appuntamento. Prove libere sul circuito internazionale di Shanghai. Aspettiamo che finisca di parlare questo, che non mi fa neanche mettere pausa. Offre una curva, basta. Ok, dicevamo, ci vediamo al prossimo appuntamento. Mi raccomando, spolliciate se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e non mancate al prossimo episodio di venerdì prossimo alle ore 14. Ciao a tutti, ragazzi.